secondo voi quanto è necessario che il critico d'arte abbia una sua etica professionale e quindi sia obiettivo, indipendentemente da tutte le diatribe che ha avuto il signor Mariani con i critici? Ma non è vero che ho avuto solo diatribe, prima Sì, di tutto, no? beh. Perché io potrei fare anche dei nomi di persone stimatissime su tutto il punto di vista, ci mancherebbe altro, per amor di Dio. Non tutti, una buona parte, ma non tutti, decisamente. E non mi ricordo cosa mi ha chiesto, sono andato fuori fase. Niente, quanto è importante che sia obiettivo, per cui che sia. È la parte basilare. E quindi che Beh, non. se un critico non è obiettivo sotto tutti i punti di vista, praticamente come si può dire che è un critico? Manca il presupposto Manca il presupposto perché sia per essere un critico. critico. Bisognerebbe che il critico fosse obiettivo, diciamo anche quando si paga, detto così, tanto Mi sembra questo no, per dire. il Cosa tasto che dolente. purtroppo, torno a ripetere, trovo più che mai logico che non lo possa essere. Che è una questione Perché naturale. lei dà una cifra a un Sì, un critico, quello incarico arriva e che dice: mamma che mostra, fa schifo. schifezza. Non lo so, non mi sembra proprio una cosa. Ma la funzione del critico, diciamo, non la si deve vedere proiettata verso il pittore, verso l'artista, ma la si deve vedere come appoggio alla galleria, cioè un qualche cosa di frapposto. In effetti il critico serve per collocare l'opera di un artista in un certo quadro, diciamo, in un certo disegno, e poi analizzare se effettivamente quell'opera è prodotto dell'artista. Cioè, il quadro in sé, sì, l'opera d'arte, e quindi in particolare il dipinto, ha un significato in quanto è il prodotto di un uomo. Se il prodotto di un uomo è di un altro, il quadro, quindi il dipinto, non ha più significato, perché è la stessa cosa che uno faccia una fotocopia, è la stessa cosa che uno faccia una. Quindi la prima cosa che è necessario è dire se quell'idea materializzata sulla tela, sul supporto, sia effettivamente opera dell'uomo e di quell'uomo, altrimenti il quadro non ha nessun significato, è un poster, il Ecco, poster è nullo. mi scusi, ma su che base un critico può attribuire un'opera ad una persona oppure a un'altra? Per la conoscenza La conoscenza dell'opera e della persona. Sì, delle delle opere, opere e della ma in persona. questo caso la E poi conoscenza della persona, però dell'artista. delle opere, perché si vede subito se un certo dipinto proviene da. Cioè, ogni pittore ha una sua linea. Se guardo i quadri del Mariani, io dico, senza vedere la firma, che sono del Mariani. Come se li vedo di altri, dico che sono di altri. Se nel dipinto di Mariani trovo un elemento che è di altri, anche nelle sfumature, anche nella posizione, anche diciamo nella tecnica, quell'opera lì non ha significato. Cioè, è un quadro che non è quadro. Allora si dice una riproduzione, dirò, caro Mariani, sei un bravo riproduttore, ma non dirò, Mariani, sei un pittore. Quindi c'è Una una distinzione distinzione. abbastanza Poi il netta. critico è quello che inquadra il pittore, quindi le opere che fa di questo pittore, in quel momento storico. Quindi lo colloca. Quindi deve avere la competenza sia per quanto riguarda la storia dell'arte in se stessa, sia per quanto riguarda la storia e la storia che sta vivendo. Quindi anche questo, se oggi ci mettiamo a dipingere come l'epoca, il Seicento, o ci mettiamo a dipingere come gli ottocentisti, certamente non avremmo fatto niente di nuovo, non saremo degli attuali. Quindi a questo punto prendiamo spunto da un'epoca che fu, quindi non c'è nessun apporto, quindi anche quello è qualcosa di necessario. Poi l'uso del colore, le tonalità, insomma, come un motivo, come una canzone, come una poesia, il dipinto segue la stessa legge, quindi il tono, la tonalità
dell'impostazione, il primo piano, i secondi piani, quindi tutta una costruzione che il pittore lo ha in se stesso. Questa, sì, è insita l'artista, quindi non è insito, una cosa è insito, che... quindi questo il critico lo vede subito. Certo. Se è un primo piano, certo. Sei un critico. Ma se il primo piano è questo, e i secondi piani sono questi, e gli sfondi sono quest'altro, è chiaro che trasportando queste immagini in forme diverse, il quadro può avere un contenuto che non che dà fastidio. Certo. Ecco, quindi il critico quello deve dire, questo non è capace di fare il pittore. Non è né un disegnatore, né un pittore, non è niente. È uno che si mette la tela avanti. E dice, a proviamo. Quello che capo, è Keyshwaltz, è su un quadro Keyshwaltz. Allora, abbiamo visto un po' la situazione dal punto di vista della galleria e dell'artista. Sì. Adesso parliamo un po' del pubblico. Vorrei un vostro parere a questo proposito. Quando una persona decide di acquistare un quadro, secondo voi cerca si ricerca la competenza, per cui il consiglio, se non la si ha, e ci si rivolge ad un esperto per giungere quindi ad un acquisto di proprio gusto, ma anche qualificato sotto l'aspetto artistico, e quindi si evita, di affidarsi a pseudo competenze di amici, conoscenze, mi hanno detto, sentito, o peggio ancora, competenze indotte magari dai mass media poco informati che pubblicizzano magari un prodotto artistico come se fosse un detersivo. Per cui si cerca la competenza per cercare oltre al gusto la qualità, oppure ci si affida solo al gusto, secondo voi? Cioè la gente cosa fa? Dice no, mi piace quello, non vale niente, però mi piace quello e io in soggiorno voglio quello. Adesso cioè, è cambiato. C'è una differenza, sì. C'è una prevalenza tra queste due? Appunto, prima, quando si è parlato di critica, avevo già accennato qualcosa, avevo fatto un accenno. Sì. Oggi diciamo che il pubblico è più in grado di capire quello che vuole. Esistevano dei principi, da qui a pochi anni, in cui il prestigio della società era affidato all'automobile, al vestito, come la casa era affidata, diciamo, alla firma. Sì. Diffuso mi sembra anche nella nostra cittadina questa cosa. Molto diffuso. Cioè io l'ho sentita molto questa. Molto sì. Diffuso. Molte volte questa firma tralasciava il piacere. Uno inseriva nella propria sala, nella propria abitazione, delle indicazioni, cioè dei dipinti. Perché erano di X. Di X, i quali non erano piacevoli al possessore. Certo. Però avevano una firma e quindi questa firma dava lustro. Sì. Oggi noi stiamo notando che il pubblico sceglie quello che piace. E mi sembra compiaciuto questa cosa. Viene proprio a dire, io prendo questo quadro, perché? Non me ne frega di chi è, mi piace, me lo prendo. Il nostro compito è quello di dire, sì, effettivamente questo quadro che ti piace ha questi requisiti, quindi... è anche un discreto quadro. O comunque di informarci, è un quadro X che prezzo, ha questo valore, certo. Il prezzo è questo, non ti promettiamo nessun valore. Cioè il valore che noi ti promettiamo è quello di acquisto. Poi la prima cosa ti deve piacere. Se non ti piace, non lo prendi. Perché il quadro dà fastidio in casa quando non piace. Gira per tutta la casa, poi va dietro le porte. Spostato. E poi va...